Buongiorno a tutti, io sono Angela e tu sei sul mio canale Tutto dal Web. Grande polemica ieri per la registrazione di Amici 4 gennaio. Lo sappiamo ragazzi, gli eliminati sono Cricca e Rita. Nivio era, diciamo così, in stand-by, ma è riuscito a passare anche perché, dice Lorella, ha fatto un grande miglioramento. Questo però possiamo assicurarcene solo nella puntata che andiamo a vedere domenica 8 gennaio. Ma che cosa sta succedendo? Una polemica social perché, come sappiamo, Nivio è stato protagonista proprio di un'esibizione a Verona nella fine dell'anno, quindi nella giornata di Capodanno. E pare che abbia fatto, grazie ai video che stanno circolando sul web, un'esibizione disastrosa. La sua performance, infatti, è stato un vero e proprio disastro, una serie continua di stecche che non è passata inosservata e che ha attirato l'attenzione anche dei social. Il video, infatti, ragazzi, è diventato virale, non posso metterlo per una questione di copyright, ma se andrete a cercare online, sicuramente riuscirete a trovarlo perché in queste ultime ore sta diventando virale. L'hashtag, infatti, Nivio, ancora oggi è in trend topic su Twitter, a dimostrare del fatto che l'esibizione trasmessa in diretta da RTL 102.5 e Radio Z, anche in radiovisione, fa davvero tanto discutere. Probabilmente la causa della discutibile performance è da ricercare nell'emozione, anche perché nella disabitudine dell'esibirsi davanti a un pubblico tanto grande. Il giovane Nivio, lo sappiamo, fa parte della squadra di Lorella e sui social si sono sprecate diverse parole con proposte di sostituzione con qualcuno più pronto di lui, anche nell'esibirsi davanti a un pubblico più esteso, magari in un serale. Da quello che però si apprende online, io stessa ho messo le anticipazioni della registrazione di ieri di Amici, Nivio a rischio eliminazione si è però salvato. Lorella ha deciso di non metterlo in sfida grazie a un miglioramento delle sue prestazioni, costretti invece a lasciare la scuola di Amici con grande clamore, ragazzi, perché per tanti l'uscita di Cricca è stata una doccia fredda e anche Rita. L'esibizione, infatti, dei ragazzi sono state valutate dal maestro Peppe Vessicchio, Fiorella Mannoia ed Ermal Metal.